Si è svolta nel caratteristico eramo dell'Annunziata a Fano Adriano nel Teramano la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio Giuseppe Zilli per il giornalismo, dedicato alla figura dello storico direttore di Famiglia Cristiana che guidò dal 1954 al 1980, anno della sua morte, traghettando il settimanale attraverso una straordinaria stagione di sviluppo e di crescita. Zilli nacque nel 1921 a Fano Adriano da una famiglia umile e dedita alla pastorizia. La prima edizione del premio giornalistico dedicato a Giuseppe Zilli. Quindi è una prima edizione importante, speriamo appunto che anche con le prossime riusciremo a valorizzare questo eremo dedicato all'Annunziata in questo contesto veramente da fiaba. Don Giuseppe Zilli, nostro concittadino, e l'anno scorso l'abbiamo ricordato come Don Giuseppe Zilli. Quest'anno invece lo ricorderemo come Giuseppe Zilli, giornalista, imprenditore, direttore di Famiglia Cristiana dal 54 all'80. E così, ogni anno saremo qui a ricordare Giuseppe Zilli. Il riconoscimento, nato nel 2022 per iniziativa dell'associazione Premio Giuseppe Zilli, ha l'obiettivo di promuovere specialmente tra le nuove generazioni la conoscenza della figura appunto di Zilli, assegnando riconoscimenti a giornalisti che si sono distinti per la qualità del loro lavoro. Quest'anno per la prima edizione la presidenza è stata assegnata ad una donna, la giornalista della RAI Maria Concetta Mattei, che è stata anche la prima donna a dirigere la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Prima della cerimonia si è svolta una tavola rotonda sul tema l'etica del giornalismo al tempo delle fake news. Noi siamo molto soddisfatti perché un anno fa, qui, il 7 agosto del 2021, abbiamo annunciato che avremmo realizzato un premio che ancora non c'era e siamo molto soddisfatti 364 giorni dopo di poter dire che il premio c'è, che la macchina è stata costruita e ha funzionato. E siamo molto onorati di avere qui con noi dei nomi così importanti che rappresentano a nostro avviso uno spaccato assolutamente significativo del giornalismo italiano. I vincitori della prima edizione sono stati Giancarlo Cicconi dell'Italian Service BBC per il premio alla carriera, Francesco Paolucci, giornalista freelance per il giornalismo web, Lavinia Spingardi, giornalista di Sky TG24 per il giornalismo televisivo, Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire per il giornalismo cartaceo e Andrea Vianello, direttore delle testate RAI, Giornale Radio e RAI Radio 1 per il giornalismo radiofonico.